Ancora qualche giorno e l'ambulatorio veterinario di Ariano Irpino sarà operativo per soccorrere, curare, microcippare e sterilizzare cani e gatti randagi. Questa mattina il taglio del nastro della struttura nei locali messi a disposizione dal comune di Ariano nel nuovo quartiere Martiri. Già nel luglio del 2017 il contratto tra l'ASL ed il comune, a marzo 2019 completati i lavori di adeguamento e finalmente oggi si inaugura questo importante servizio utile a contrastare il dilagante fenomeno del randagismo. Nella vita amministrativa ci sono diversi momenti in cui si ferma e si blocca, insomma, l'iter, però io credo che sia opportuno pensare che oggi siamo riusciti finalmente a portare questo risultato, quindi ad avere di nuovo il nostro presidio sanitario di igiene urbana animale, un presidio indispensabile che ci aiuterà sicuramente a far fronte a quella che è la problematica del randagismo. Riusciamo in questo modo a far sì che anche questo territorio, l'arianese, come tutto il territorio circostante, finalmente ha la possibilità di avere un punto di riferimento. Potremo finalmente interagire con l'altro presidio che abbiamo presso Monteforte. Ci auguriamo di poter allargare questo servizio anche in Alta Irpinia, in modo da coprire l'intero fabbisogno del territorio. Un servizio che si attendeva, si aspettava con ansia da tempo. Finalmente abbiamo cessata l'inaugurazione, un impegno costante della società civile, delle dell'ASL, dell'amministrazione e speriamo si possa risolvere il tanto sentito problema del randagismo. L'amministrazione si sta è impegnando già da diverso tempo per far fronte a questo problema. Insieme cercheremo di risolverlo.